tutela della salute degli abitanti di via Diest e di via Roma, chiederemo all'ARPA il posizionamento di alcune centraline mobili per rilevare il livello degli inquinanti. Abbiamo via Diest e via Roma che purtroppo, malgrado la costruzione della deviante, sono soggette ancora a un grandissimo un traffico intenso di autoveicoli. L'obiettivo che abbiamo ovviamente è quello di fare in modo di utilizzare al massimo questa deviante, anche se non è un'opera che abbiamo progettato noi, pensiamo c'è, e dobbiamo fare in modo che ci vadano su il più possibile, le più macchine possibile, perché questo vuol dire avere meno inquinanti, diciamo, meno problemi in paese. Però crediamo anche che in attesa di fare le opere che ostacolino, eccetera, eccetera, quindi rivedere il manto autostradale, stringere, fare i dossi e cose di questo genere, se il problema è quello della salute e dell'inquinamento, che passino 100 macchine piano o che passino 100 macchine un po' più veloci, alla fine il problema dell'inquinamento dell'aria resta. Quindi il problema delle centraline per noi è una cosa fondamentale, perché dobbiamo monitorare questa situazione, che sarà utile anche in funzione del progetto dell'asfalto mangiasmog, per vedere se ha un effetto. Ma se queste centraline dovessero superare i limiti previsti per legge, se sarò eletto sindaco, il mio impegno è quello di fare in modo che, se viene superato questo limite, la strada, nelle ore del mattino, dalle 7 alle 9, venga chiusa e sia obbligatorio andare sulla deviante. Ovviamente per chi abita a Santino questo obbligo non ci sarà, ma la priorità è tutelare chi vive lì. Quindi, in attesa di fare tutti gli altri progetti, pensiamo che sia urgente intervenire in questo senso. Ovviamente, se ciò non fosse sufficiente, penseremo a sistemi anche per il senso contrario nelle ore serali.